Ciao ragazzi, siamo gli Street Gorilla, esperti del fitness. Oggi siamo qua per parlare di addominali e sfatare alcuni miti. Ovviamente abbiamo fatto un sacco di video di circuiti addominali in 7 minuti, trasformazione in 8 minuti, addome enorme, addome squadra. Però non abbiamo mai spiegato nulla sugli addominali, esatto. Come funzionano in realtà. Quindi è possibile allenare gli addominali in 8 minuti? Assolutamente sì. Però c'è da dire che ovviamente, questa qui è una cosa ovvia ma non per tutti, gli addominali si fanno a tavola. Se volete avere un addome squartato, un addome definito, potete allenarvi quanto volete, ma se non avete una percentuale di massa grassa bassa, non avrete mai un addome definito, un addome squartato. Questo è ovvio. Ragione per cui si dice che si fa a tavola, perché appunto, ripetiamo, se volete essere belli estetici con l'addome tirato e mangiate il McDonald's tutti i giorni, esatto. È ovvio che l'addome, anche se lo fate tutti i giorni, non uscirà mai. Infatti è possibile fare una trasformazione da grasso a magro, come vedete nelle nostre copertine, in 7 minuti, anche allenandosi tutti i giorni? No, ovviamente no. Noi ovviamente facciamo questi titoli un po' anche per attirare la vostra attenzione, perché comunque è vero che non posso trasformare, cioè diventare da grasso a magro in 7 minuti anche tutti i giorni, però allenare l'addominale è molto importante. Allora, è ovvio che se avete un addome spesso così, ma avete una massa grassa molto alta, è ovvio che non si vedrà mai l'addominale. Questa cosa vale il contrario, addome sottile ma massa grassa bassa, l'addome si vedrà. Ma andiamo ad analizzare il punto, in realtà il terzo punto, che è la cosa più importante di tutta questa discussione, è sì. A cosa servono gli addominali? Perché gli addominali non è solo per far vedere gli addominali alle persone in giro, tenersi la maglietta, ma servono proprio per le funzioni vitali, anche solo il camminare automaticamente servirà addominale. Esatto, perché è un muscolo stabilizzatore. Quindi l'addominale voi lo usate proprio per stabilizzare il vostro corpo e non solo. Cioè quando vi tirate su dal letto usate gli addominali. Quando scappate perché avete rubato qualcosa al fiordaliso magari, state scappando, vi servono gli addominali. Se fate le trazioni vi servono gli addominali. Quindi ovviamente hanno proprio una funzionalità veramente, come dice lui, vitale quasi, no? Anche perché serve per attivare la parte superiore con la parte inferiore. Esatto. Quindi il fulcro di tutto, per quello si chiama core, perché è la parte centrale chiaramente. Esatto. Quindi vanno allenati gli addominali? Assolutamente sì. Cioè, se volete avere l'addome squartato, ok, la dieta è importante, ma anche se l'addome non si vede, voi dovete allenarlo perché vi serve tantissimo. Assolutamente. Vi serve anche per diventare forti negli altri esercizi. Quindi tutte le persone che vi diranno non fate gli addominali perché tanto gli addominali si fanno a tavola, invece no, non ascoltateli. Fate anche gli addominali, ripetiamo, ovviamente ci vuole anche una dieta, ma gli addominali servono per tante altre cose. Esatto. Perché questi personaggi vi dicono che gli addominali non si devono allenare? Perché l'addome si attiva anche in tanti altri esercizi. Ad esempio, quando fate le trazioni, attivate l'addome. Quando fate uno squat, quando fate un push-up. Quindi vi dicono, è inutile che fate anche addominali, perché tanto li state già attivando. In realtà dipende. Allora, intanto dipende dal soggetto. Perché? Ci sono tanti soggetti che durante l'esercizio attivano magari l'addome anche all'80-90%. Ci sono altri soggetti invece che magari attivano altri muscoli. Ad esempio, immaginiamo la trazione. Se io faccio una trazione con le gambe larghe, magari tirando tanto di braccia, l'addome lo attivo lo stesso, perché ovviamente l'addome serve per non farmi oscillare. Però rispetto a un soggetto che magari fa una trazione precisa, con le gambe tese, braccia lì, un blocco unico, l'addome lo attiverà magari al 90%, quindi lo attiverà di più. Potrebbe anche essere, diciamo, una strategia a livello endurance, sì. Non attivarlo perché consumi meno energie. Esatto. Quindi, se questi due soggetti fanno gli stessi esercizi, magari in un'ora di allenamento, capite bene che il soggetto che ha attivato di più l'addome avrà un addome più forte e alla lunga, con una massa grassa più bassa, sarà anche più visibile, esatto. Giusto? Quindi ricordiamo, massa grassa bassa, ma l'addome deve essere comunque forte perché serve per la vita quotidiana, serve per diventare forte negli altri esercizi, quindi va allenato. E in più bisogna anche capire i soggetti a cui serve allenare gli addominali, a parte tutti, ma da noi ad esempio vengono tanti clienti che non sono atleti, che non è che fanno magari 50 trazioni, squat 200 kg, viene il semplice soggetto che magari va in moto, che magari vuole semplice, ha dolori alla schiena, ha dolori muscolari, magari anche una persona di 60 anni, ok? Quindi è un'esigenza appunto di rinforzare tutta la parte per migliorare altre problematiche che magari ha. Esatto, e noi seguiamo un sacco di clienti da questo punto di vista che non sono atleti fortissimi, ma devono solo stare in forma. E qua fai allenare l'addome
è fondamentale, perché a queste persone non interessa andare in spiaggia e tirar fuori l'addome, a queste persone interessa stare bene, stare in salute. E con un addome forte è ovvio che vi renderà più forti, più in salute, e quindi sarete anche bene con voi stessi, insomma. E con tutto ciò io attaccherei appunto parlando dell'ultimo punto, ovvero il quanto lo attiviamo. E qua parliamo appunto di esercizi e differenza tra calisthenics e palestra classica. Perché parliamo sempre di calisthenics? Ovviamente è il nostro sport, è il nostro lavoro e abbiamo una palestra di questo. Sì. Ma anche perché abbiamo scoperto negli anni che facendo calisthenics con qualsiasi esercizio vai ad attivare l'addominale, mentre in palestra, se sei seduto in su un macchinario, l'addome non lo attivi, semplicemente perché appunto sei seduto, stai andando a lavorare su muscoli diversi o comunque magari, che ne so, stai facendo il macchinario delle spalle, sei seduto, l'addome non ti serve a reclutarlo, attivi le spalle, ma l'addome no. Esatto, cosa differente, per esempio, invece in palestra da noi, se vai a fare una military press o vai a fare un piegamento verticale o un push-up semplicissimo, automaticamente lo attiverai. Ovviamente, perché noi diciamo che nel calisthenics rispetto alla palestra classica si ottengono prima i risultati? Faccio un esempio. Lui, ovviamente, quanti anni ha fatto di calisthenics? 8 anni? Ha fatto 8 anni, sì. Ha fatto 8 anni di calisthenics. L'anno scorso ha deciso di fare una gara di bodybuilding, categoria Man Physique. Se non sapete cos'è, vabbè, insomma, andate a informare. Ed è praticamente la gara più importante d'Italia, no? La NBFI, no? Natural, chiaramente. E lui cosa che ti ha detto il tuo trainer? Cioè, lui aveva l'addome così forte che per un anno non gli ha fatto allenare. Non ho allenato l'addominale, praticamente. Cioè, era il muscolo che si vedeva di più ed era quello che non ho mai fatto, in realtà. Cioè, quindi il calisthenics, come potete vedere, cioè, a livello addominale, dà anche quasi troppo. Cioè, lui aveva addirittura più addome di quello che magari servisse, che in realtà i bodybuilder allenano, insomma. Esatto. Ecco. Quindi non hai dovuto proprio togliere un allenamento durante la fase di preparazione di bodybuilding, perché il calisthenics ti ha dato troppa forza. un super plus appunto alla parte addominale, perché è la parte più importante che noi sviluppiamo. Cioè, pensate voi, no? Quindi, mentre un bodybuilder ovviamente deve fare il contrario, no? Deve proprio andare a spingere tanto sull'addome per farlo crescere, ovviamente per ottenere un buon V-shape, eccetera, no? Però ovviamente questo è un discorso molto più tecnico, no? Perché il bodybuilder, poi ricordiamo, che ha esigenze diverse, no? Ma la persona che vuole mettersi in forma, che inizia, che non vuole diventare una bestia enorme, ovviamente dovrà allenarlo. Quindi mi raccomando, ragazzi, se volete seguire i nostri circuiti, Fatelo. È molto importante. Fateli perché funzionano alla grande, sia a livello estetico che a livello funzionale. Se fate moto, se andate in moto, fate calcio, fate basket, fate arti marziali, fate corsa, qualsiasi sport facciate, questi addominali in 8 minuti, 7 minuti del nostro canale vi saranno veramente utili per diventare più forti, vi daranno un grande plus. Quindi non ascoltate quelli che vi dicono non allenare gli addominali, si fanno a tavola. Sì, per l'estetica, sì, ripetiamo ancora una volta, ma se non avete un addome forte, non sarete forti. Provare per credere. Quindi, ovviamente il bodybuilder, come dicevamo anche nell'altro video, ha esigenze diverse, deve isolare ed è uno sport. Le persone che cominciano ad allenarsi, se vogliono avere un addome scolpito, un addome magari più in vista, è più facile che lo ottengano prima facendo calisthenics rispetto alla palestra classica, a usare macchinari. Perché? Perché nella palestra classica tu vai a isolare, non attivi tanto l'addome, mentre nel corpo libero vai a attivarlo. Quindi è più facile che ti venga. A parità, ricordiamo sempre, di massa grassa bassa, ovviamente. Giusto. Questo è fondamentale. Ragazzi, se volete, ovviamente, fatelo subito, iscrivetevi al canale. E soprattutto, se volete magari snocciolare altri argomenti, avete altri dubbi, scrivetelo qui sotto, come al solito. Lasciate un like a questo video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, raga. Ciao.